Io lo so. Sì. Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Perché ti devi... Perché ridi? Cosa c'è da ridere? Lo so, mi vergogno, mi sento in soggezione con te. Come avrete visto, c'è una location diversa perché oggi sono in camera sua. Per chi non lo conoscesse, lui è Simone, è il mio ragazzo. E oggi abbiamo deciso di fare questo video insieme perché ci è stato richiestissimo da tutti voi. Abbiamo deciso di fare un video che abbiamo già fatto, tra virgolette, un po' più ristretto, sul nostro profilo TikTok, perché abbiamo un profilo TikTok in comune che si chiama Babi e Cactus. Però nonostante questo avete continuato a chiederci come ci fossimo conosciuti, come ci fossimo messi insieme, quale sia la nostra storia, quali siano tutti i segreti, gossip dietro alla nostra relazione e quindi oggi siamo qui per raccontarvi tutto. Così finalmente avete tutte le risposte in un solo video ed è più comodo per tutti quanti. Esatto. Quindi avrete già capito in che cosa consiste il video. Io direi di non perdere tempo perché so già che durerà tantissimo, quindi iniziamo subito. Io sono Iris, ho 19 anni, vivo a Milano. Io sono Simone, ho 19 anni e vengo da Torino, ovvero il posto in cui siamo adesso. Esatto, sono a casa sua perché abbiamo una relazione a distanza. Ah, ma vuoi essere proprio tanto biografica su sta relazione? Certo. Sicuramente molti di voi ci ricordano per la nostra relazione passata, perché noi abbiamo avuto due relazioni e le distinguiamo in questo modo perché siamo persone totalmente diverse, noi di adesso rispetto a noi del passato, anche perché appunto è passato tantissimo tempo tra una relazione e l'altra. Ma partiamo proprio dall'inizio. Ci siamo conosciuti grazie a un gruppo WhatsApp, perché io e Iris abbiamo iniziato con Musical.ly, lei stava spopolando su Musical.ly e allora abbiamo deciso con le persone in voga di quel momento di fare una squad. Diciamo anche io le persone? No. Allora, la nostra amica del parco. Una nostra ex amica in comune ha creato questo gruppo WhatsApp con lei, me, lui e un'altra persona, sempre di Musical.ly. Benedetta, lei è brava. Che salutiamo, ciao Benedetta se sta guardando questo video. Ma in realtà c'era un po' già il suo zampino perché lui mi aveva addocchiata e non so come... Gli piacevo. Dai, che strano. Non era brutta, ragazzi, a me piaceva tantissimo. Io vi giuro, a me piaceva tantissimo. Iris sa questa cosa, continua a dire che era brutta, ma non era brutta. Cioè, è questo il fatto. Era comunque una ragazza di 13-14 anni, come tutti. Vabbè, comunque stiamo parlando del 2017, non so se l'ho già detto. Abbiamo iniziato a scrivere su questo gruppo, noi due ovviamente non ci conoscevamo, quindi poi lui subito dopo mi ha scritto in chat privata. Mannaggia me che l'ho fatto, riso. Scusa! In questo video saranno allegati tutti i documenti ufficiali, ovvero pezzi di chat, perché io ho ancora tutte le chat da allora, quindi vedrete sparse qua e là in qualche momento tutte le chat. Che bello però così. Mi ha scritto in chat privata e da quel che ho capito già con l'intento di provarci. No. No. Io con l'intento di conoscerti, perché ovviamente per provarci devi capire, cioè, come la persona. Abbiamo iniziato a sentirci ogni tanto anche in chat privata, oltre che sul gruppo. Dopodiché abbiamo iniziato a fare le nostre famosissime chiamate in FaceTime, che abbiamo iniziato a fare sempre più frequentemente per arrivare a farle tutte le sere per anche 5-6 ore di fila. In tutto questo io avevo 13 anni, lei 14 ed era inizio marzo, per farvi capire un po' la linea temporale. Poi soprattutto finivamo la chiamata, mi ricordo, e ci scrivevamo. Andiamo avanti per un mese e mezzo a sentirci così frequentemente e poi il 18 aprile, la sera però, quindi scattata la mezzanotte, era già il 19 aprile 2017, finivamo la chiamata e invece di andare a dormire continuavamo a scriverci. Non riuscivamo a stare senza parlarci, in pratica. Lui mi scrive... Il ti amo classico che si dice a quell'età. Sì, ci siamo messi insieme su WhatsApp e oltretutto senza mai esserci visti dal vivo. Ma ragazzi, appunto, avevamo 13 e 14 anni, quindi ci sta. In tutto questo, nel gruppo della squad avevamo organizzato un raduno con anche tutti voi. Chi era presente lo sa, se lo ricorda, eravate in tantissimi. E c'è anche il vlog di quella giornata, lo trovate ancora sul mio canale. Io lo cancellerò prima o poi, tranquilli. No, mai. Quindi ci saremmo visti per la prima volta il 14 maggio, ovvero quasi un mese dopo esserci messi insieme.
insieme. Io non avevo l'ansia di vederla in realtà. Lei invece era agitatissima. Io ero agitatissima, tremavo tantissimo. Me lo ricordo. Mi ricordo anche una cosa. In quel periodo tenevo un ciuffo grandissimo e avevo tutti i capelli lunghi. E Iris impazziva per i miei capelli. A me piacciono molto i capelli lunghi sui ragazzi. Cioè non lunghi nel senso così, ma non rasati. Il giorno prima del nostro evento ha deciso, per fare una cosa carina, per prepararsi bello, di andare a rasarsi i capelli. Quindi io l'ho visto, sono rimasta scioccata. Non me l'aveva neanche detto, però vabbè, mi piaceva comunque, ovviamente. La facciamo breve, ragazzi, perché abbiamo già parlato di tutto questo su Baby Cactus, il nostro profilo TikTok. C'è proprio la cartella in evidenza. Praticamente stiamo insieme per un po' di mesi. Con l'arrivo dell'estate, improvvisamente smettiamo di fare videochiamata. Io dovevo partire per New York. Anche lì ci sono tutti i vlog della vacanza a New York. E siccome non ci stavamo più sentendo in FaceTime, io gli ho scritto chiaramente, testuali parole, vi metterò anche con lo screen, di sentirci a breve in videochiamata, perché volevo vederlo per l'ultima volta prima di un mese, perché sarei stata quasi un mese a New York e ovviamente essendo all'estero, vari casini, non saremmo riusciti a chiamarci. Avremmo solo potuto scriverci e quindi ovviamente volevo sentirlo, fare una bella chiamata, l'ultima chiamata prima di partire. E lui mi ha risposto: sì sì certo, va bene amore. Sparito per 4 giorni. Non ci siamo né videochiamati, né chiamati, né scritti. E stavamo insieme, eravamo fidanzati e non ci siamo mandati in mezzo messaggio per 4 giorni. Eravamo piccoli. Non importa, eri tu piccola nel cervello. Io ero già matura. Col tuo fidanzato tu pretendevo cose diverse che tu non eri ancora in grado di darmi. No raga, ho fatto ieri, mi ha schiacciato tutto l'orecchio. Io allora cosa faccio? Gli scrivo la sera prima di partire in modo che lui potesse scrivermi da para sederino. No, ma io infatti ti stavo per chiamare adesso, tutte queste cose. No, è qui che ti sbagli. Io ho aspettato di arrivare in hotel e scrivergli, una volta arrivata a New York, dall'altra parte del mondo praticamente, che non mi aveva chiamata. Così lui non poteva dire: ma io ti stavo per chiamare, perché ormai ero già partita, quindi la scusa non stava in piedi. E lui fa quello offeso. In realtà non ero il cattivo di turno o altro, semplicemente c'erano delle cose che non mi piacevano, quindi magari dalla rabbia ho ingigantito un po' le cose. Magari lui non l'ha fatto nemmeno in cattiva fede, è solo che ha sempre avuto questo grandissimo limite di non essere in grado a esprimere quello che prova. Sta migliorando tantissimo, è maturato un sacco da quando sta con me. Quindi magari non era neanche proprio in grado di chiedermi semplicemente scusa o dirmi che è dispiaciuto anche a lui, ma mi ha subito attaccata elencandomi una serie di problemi di cui io non ero minimamente a conoscenza, che anche lì non ha espresso magari in mesi, perché magari si teneva dentro da un po', e li ha buttati tutti fuori in quel momento, cogliendo la palla al balzo. E io sono rimasta un po' scioccata, soprattutto avevo appena fatto un viaggio lunghissimo, ero dall'altra parte del mondo, non potevo vederlo, non avevo modo di sentirlo né nulla, e gli ho chiesto più volte conferma di quello che stesse dicendo. Lui è arrivato pure a dirmi che nell'ultimo periodo era un rapporto bruttissimo e che preferiva chiuderla qui. E io più volte gli ho detto: io non è questo che voglio, io sto solo cercando un confronto, tu è quello che vuoi. Mi ha continuato a rispondere la stessa cosa. Non ho mai detto di sì. Siccome era molto matura per quell'età, dava molto peso a ogni parola. Nel senso, io magari dicevo qualcosa da ragazzino. Esatto, da ragazzi, tipo: no, non possiamo fare così, se no ci lasciamo, eccetera eccetera. Sì, io ho sempre pesato moltissimo le parole. E quindi ho capito che mi volesse lasciare. Gli ho chiesto conferma, lui me l'ha data a modo suo, anche se a posteriori ha detto che non intendeva quello. E quindi io gli ho detto: ok, perfetto, mi basta questa risposta, ciao. E l'ho bloccato su WhatsApp. Lui, non mi ricordo esattamente quanto tempo dopo, ma forse 2 giorni dopo neanche, mi ha scritto in direct su Instagram, perché ovviamente non poteva scrivermi da altre parti perché l'avevo bloccato. Mi ha scritto testuali parole: mi manchi anche solo da amica. Falso. Io dopo un po' ho visto il suo messaggio e quindi gli ho risposto sempre su Instagram: anche tu mi manchi e non solo da amico, perché io non faccio la falsa come lui. Perché tu mi hai tolto le connessioni con te, quindi ho detto: se non posso essere il tuo ragazzo perché mi hai letteralmente levato la tua vita, mi manchi da amica. Ma non perdona che mi ha fatto male. E lui ha continuato: ti prego sblocca, mi voglio parlare. Comunque adesso ci concentreremo più sulla storia attuale. Volevo chiarire una cosa. Sì, lui è il famosissimo Simone che ha lasciato Iris per messaggio dall'altra parte del mondo, eccetera. Però volevo specificare che non c'è nessun tradimento di mezzo. Non so perché c'è sta voce che mi abbia tradita, ma l'unico episodio vero è questo qua che vi abbiamo appena esposto. Era semplicemente un bambino stupido, ma non mi ha tradita. Non sono stato mai con nessuna
influencer se non lei. Anche su questo ci sono tantissime voci, sul fatto che lui sia stato con un sacco di influencer, eppure io, ma no. La facciamo molto breve, ma non possiamo lasciarli così. Alla fine l'ho sbloccato, ho deciso di perdonarlo perché ho visto che lui era cambiato da così a così, si era preso un po' di paura, però purtroppo nonostante questo mi era scaduto. Scaduto, ragazzi. Praticamente la situazione si era ribaltata, nel senso che lui era quello che non riusciva a esprimere le emozioni, quindi era quello freddo nonostante mi amasse. Invece lì ha imparato magicamente a esprimere tutto, mi esprimeva tantissimo tutto quello che provava. Io ero diventata freddissima e stavo cercando anche io di decifrare se effettivamente riuscissi a rivederlo con gli stessi occhi di prima oppure no. In 4 mesi. Esatto, purtroppo l'ho abbastanza trattato male, nel senso che lui si è sentito preso in giro perché io ci ho messo un bel po' per decifrare i miei sentimenti. No, lo sapevi benissimo. No, amore, ma te lo giuro. Amore, lo sapevi a settembre, tu già lo sapevi. E per capire che effettivamente ormai mi era scaduto tutto, perché da quel momento mi aveva fatto talmente tanto male che io non lo riuscivo più a vedere con gli occhi dell'amore, ma quando pensavo a lui pensavo solo al dolore che mi aveva fatto provare. E quindi alla fine ci sono stati un po' di tira e molla nei successivi 3 mesi. Da parte sua? Da parte mia, nel senso che l'ho lasciato una cosa come 5 volte. E poi l'ho definitivamente lasciato a Capodanno 2018. So benissimo di aver sbagliato, ma non me ne pento perché se lo meritava, secondo me. Avete capito come cosa? Tramite la mia ex migliore amica. Cioè, praticamente lui mi scriveva a Capodanno, giustamente. Non eravamo insieme, lui era a Torino, io ero a Milano, quindi stavamo festeggiando separati. Non gli rispondevo mai, non gli scrivevo per giorni, eccetera. Ha preso il telefono la mia ex migliore amica e gli ha risposto lei al posto mio, dicendogli: ma che cosa vuoi da lei, la lasci in pace, non hai ancora capito che non gliene frega più niente di te e che ti vuole lasciare. È stato veramente male lui in questo caso. Ma tutti i mesi è stato male, non facevo altro che piangere in 3 mesi. Madonna, amore, lo sapevi, ti mandavo pure gli audio. Adesso io da sniccio. Ha cambiato il numero a fine settembre, inizio ottobre. Ha chiesto a tutti quanti di non dare il suo numero a me e non mi ha dato il suo numero per 3 giorni, 3-4 giorni. Ma non fa ridere, questo è il fatto. Sapeva benissimo di non provare niente. Ma non è vero, non è vero, te lo assicuro. Quando stavo con te mi infastidivi, quando non stavo con te mi mancavi, ma non riuscivo a capire che cosa provassi. Vedi, anche solo da amica che aveva senso allora. Esatto, aveva senso, però l'ho capito tardi, vabbè. Fatto sta che a Capodanno 2018 ci lasciamo definitivamente, non ci sentiamo più per i successivi 2 anni, cioè in realtà ci sentiamo a intervalli, rimaniamo comunque in buoni rapporti perché io mi scuso con lui, lui era ancora innamorato di me in tutto questo. Fidatevi, non la conoscete, però se pensate che sia una persona fantastica, voi che non la conoscete dal vivo, lo è anche dal vivo, quindi volevo precisare questo perché sennò sembra una persona cattiva. Ha capito tante cose, è cambiata, è dolce anche se un po' puntiglioso. Lui mi scriveva con sotto anche l'intento di magari riuscire a costruire qualcosa di nuovo, io solo per semplice amicizia, però comunque siamo sempre stati due caratteri molto compatibili, ci siamo sempre trovati benissimo, forse più da amici che da fidanzati. Mi hai rotto questa storia, mi hai rotto, vuoi dirmi qualcosa? Lui mi ha sempre fatto ridere tantissimo, mi ha sempre accesa un sacco. Lui con me comunque stava bene perché era la prima persona che incontrava così profonda, che lo faceva ragionare di più. Insomma, ci compensavamo molto. A inizio 2020 lui si è fidanzato. In realtà non lo sapevo neanche, l'ho scoperto molto dopo perché lui ha annunciato di essersi fidanzato il 15 febbraio, ovvero il giorno del mio compleanno, ma questa è un'altra storia. Io te l'ho già spiegato perché non avevo messo niente per San Valentino. Però anche quando ho visto il post ho detto: oh, che cosa carina, sono felice per lui, basta. Poi è iniziata la quarantena, ci sono stati i primi casi Covid, tutti rinchiusi in casa, io non andavo più a scuola perché c'era la DAD, anzi inizialmente manco c'era perché dovevano ancora organizzarsi bene con la DAD. Avevo smesso di lavorare, avevo smesso di fare video, avevo chiuso il canale in quel periodo. Mi sto ordinando un globo, mica lo faccio. Ero chiusa in casa e ho iniziato a riflettere. Avevo anche appena chiuso da pochi mesi un'altra storia mia. Con... Non è vero? Dai, che scemo. Comunque mi sono resa conto di non aver mai più provato quello che avevo provato con lui, però prima che mi lasciasse all'inizio del 2017. Quindi ho iniziato a ripensare a lui e ad avere il pallino. Quindi decido di usare la classica tattica delle storie. Gli rispondo a una storia. Avevo tantissima paura che riaccadesse tutto quello che era accaduto alla fine della nostra relazione precedente, ovvero magari era solo una mia idea che mi ero fatta, però magari sentendolo capivo di non essere veramente innamorata,
ma che semplicemente magari avevo voglia di sentirlo come amico. Non volevo farlo stare di nuovo male, prenderlo di nuovo in giro, quindi ho cercato un modo il meno invasivo possibile per sentirlo di nuovo, però senza fargli capire che io provavo qualcosa, perché effettivamente non sapevo ancora neanche io che cosa provassi per lui, in modo da prima capirlo io e poi esporlo a lui per non fare lo stesso errore che avevo fatto in passato. Quindi gli ho risposto con una scusa veramente pessima a una storia che lui aveva fatto parlando della quarantena, dicendo che stava impazzendo, dicendogli anch'io sto impazzendo, se ti va organizziamo qualche videochiamata in questi giorni perché la mia migliore amica deve studiare e non ho nessuno che mi faccia compagnia. Falsissima, perché era piena di amici in quel periodo, ragazzi, piena. Parla. Ma dove vai? Vabbè, ero 24/7 davanti al computer in FaceTime con qualcuno, quindi era palesemente una scusa. Lui l'aveva pure capito, però mi ha detto va bene, tutto freddo, tutto distaccato. Abbiamo iniziato a fare FaceTime, poi piano piano abbiamo iniziato a scriverci tutte le sere. Lui in tutto questo era fidanzato da 2 mesi, effettivo 1 mese, perché l'altro era di pandemia. In quel mese di pandemia in cui non l'ha vista, stava riflettendo sulla sua relazione. In realtà adesso è brutta come cosa, però paragonavo la relazione con la sua, quindi cosa provo con lei e cosa provo invece con l'altro. E quindi ha capito che non stava bene con lei, ha deciso di lasciarla e poi noi ci siamo iniziati a sentire in modo ufficiale, perché ovviamente io non volevo sentire una persona fidanzata e lui tantomeno voleva fare qualcosa da fidanzato. Abbiamo ricominciato come agli inizi proprio del 2017 a fare videochiamate di 8 ore, siamo arrivati la notte in quarantena dalle 10 fino anche alle 7:30 del mattino. È stato il periodo più bello della mia vita, cioè me lo ricordo proprio come uno dei periodi più belli, nonostante tutto. Anch'io. Nella chiamata ufficiale. Ho l'ansia a pensarci, perché mi ricordo proprio come stavo in quella chiamata lì. La notte tra l'1 e il 2 aprile 2020. Quindi era già 2 aprile. Io mi sono fatta avanti e ho deciso di chiedergli ufficialmente che cosa provasse, perché comunque entrambi sapevamo già, avevamo già capito cosa l'altro provava. Però non ci siamo mai detti nulla chiaramente, ed era una situazione molto strana per tutto il nostro passato, quindi non c'era nulla di chiaro. Gli ho chiesto che cosa effettivamente provasse, che cosa volesse fare con me, perché io non volevo perdere tempo, volevo delle risposte. E le ho avute. Anche quella notte mi ha detto cosa sentiva, mi ha detto anche di non scherzare. Io le ho risposto in modo positivo, ma non ci siamo messi insieme comunque. Cioè ci siamo messi insieme indirettamente così. Tempo dopo abbiamo deciso che il nostro mesiversario sarebbe stato il 2 aprile, perché è stata la notte in cui abbiamo fatto la chiamata, quella in cui abbiamo parlato ufficialmente, seriamente per la prima volta dei nostri sentimenti, di cosa provavamo. Mi ricordo di essermi fatto una foto dove guardavo l'alba. Ah, ricordo. Anche tipo con la cuffia. Eri qua in questa era camera. Qua, in questa camera qua. Però era totalmente diversa. Che bello. Unico piccolo particolare, eravamo in lockdown, non ci potevamo vedere in nessun modo, quindi sì, anche questa volta ci siamo messi insieme a distanza. Questa volta eravamo pure già stati fidanzati, quindi era un po' diverso. Io avevo 17 anni e lui 16, ne avrebbe fatti 17 il mese dopo. Il nostro mese è proprio aprile, perché entrambe le volte ci siamo messi insieme ad aprile. Infatti avevo paura fosse un pesce d'aprile. Era lungo. Ci siamo visti esattamente 1 mese e 1 giorno dopo, ovvero il 3 giugno 2020. Hanno finalmente aperto le regioni, perché erano chiuse, vi ricordate, non ci si poteva spostare da una regione. Noi non abbiamo inventato nessuna collaborazione per vederci. Io ero agitatissima, vi giuro, non mi dimenticherò mai quella sensazione. Da Milano, io e mia mamma saremmo partite in macchina, saremmo venute fino a Torino, quindi abbiamo allungato un sacco la strada. Abbiamo prelevato Simone e siamo andati tutti insieme in Liguria, nella mia casa al mare. E abbiamo passato lì 1 settimana, mi sembra. Mi ricordo, abbiamo passato tutto il viaggio, mano per la mano, io avevo la mano che mi stava sudando tantissimo. È stata la settimana che mi ricordo con più emozione, è stata la prima vera relazione seria di entrambi. Poi abbiamo passato l'estate il più possibile insieme e poi invece durante l'inverno ci siamo sempre visti tutti i weekend, e tuttora è così: un weekend vengo io a Torino e un weekend viene lui a Milano. Per ora viviamo ancora a distanza, sicuramente ce l'avremo per i prossimi 2-3 anni, finché lui non finirà l'università triennale. Poi si spera che lui verrà a Milano, andremo a convivere, ci sposeremo, avremo dei figli, questi sono i nostri progetti. Posso dirvi che sono sempre
stata super contro al tornare con gli ex e che diceva che non avrebbe mai perdonato a nessuno nella sua vita. Però posso dirvi che se non si provano le cose sulla propria pelle, non si può parlare prima di averle provate. E lo dico anche alla me del passato: una volta che ti trovi dentro la situazione è tutto diverso, e poi ogni situazione ha sé, anche se sono simili. Sono quindi sicura di aver fatto una delle scelte più belle della mia vita, perché ora sono felicissima, sto vivendo la relazione più bella della mia vita e sono sicura di aver trovato la persona giusta. E sono sicura di poche cose nella mia vita, perché ho pochissima fiducia soprattutto nelle persone, però ne ho tanta in lui e nel nostro futuro. Quindi sono sicura che ci sarà un nostro futuro. Conto tanto su di noi e sto investendo tanto su di noi. Ok, io non mi emoziono, ma mi sto emozionando. Amore! E questa era la nostra storia. Adesso ragazzi vi chiedo per favore di non chiederci più niente, perché abbiamo fatto un'ora di video. Per favore non chiedeteci più come vi siete conosciuti, come vi siete rimessi, quando vi siete lasciati. Guardate questo video. Questo video è finito. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e soprattutto che vi abbia tolto tutte le vostre curiosità, i vostri dubbi, gossip che volevate sapere, tutto quanto. Se vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su per farmelo sapere e soprattutto per farmi capire che volete un altro video insieme a lui. Non te lo vorranno, perché sono il migliore. Lasciate un commento con la tipologia di video che vorreste vedere insieme a lui. Dateci un po' di idee. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Perché non c'è motivo per non farlo. Bravo. Io vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo domenica prossima, sempre alle 19, con un nuovo video. Ciao. Chiudi tu. Chiudo io. No, non così, devi tappare con la mano. Sì, ma un po' più carino. Inquadrati. No, ma così. Guarda, ma l'hai stoppato. Ma cosa hai fatto? Ma ho cliccato. Dai.